Allora, eccoci qua, questo nuovo appuntamento alla Casa Genoa. Sono entrato anche questa sera prima per parlare di giustizia. Parlare di giustizia perché è importante. Sono venuto da solo allo stadio, come si può vedere. Sono entrato prima e non c'è assolutamente nessuno. Non sono venuto con scorte o quant'altro. Che poi non ce n'è bisogno. Per cosa poi? Vediamo qual è l'argomento della serata. L'argomento della serata, innanzitutto prendo e inserisco la batteria del computer, cosa non facile. Scusate, e accendiamo il nostro PC. Perché parlare di giustizia? Perché insomma di cose ne stanno accadute parecchie, sia a livello personale, sia a livello di Genoa, insomma, di vita sociale, di vita quotidiana. E cosa possiamo dire? Da dove possiamo partire? Innanzitutto voglio dire, ribadire che ho subito veramente tantissimi maltrattamenti quando ero a lavorare e ho rischiato la vita. Spero di venire bene in questo video e di essere chiaro. A lavorare inteso come assicurazioni generali. Lo ribadirò finché vivo. Loro si sono vendicati, hanno mandato me all'ospedale per ben due volte e poi hanno fatto retrocedere il Genoa in Serie C. Allora io che cosa ho fatto? In qualche maniera dovevo pur parlare, tutelarmi. Io ho cercato di far capire a qualcheduno delle assicurazioni generali che era giusto che mi risarcissero. Di riavere i torti subiti, di avere un risarcimento economico. Loro mi hanno sempre detto di arrangiarmi, che non mi avrebbero dato mai nulla. Allora mi sono rivolto per prima cosa alla povera gente, cioè alla gente di strada, alle persone che in primo luogo ti potevano ascoltare. E poi sono andato a parlare con la Chiesa, con la tifoseria genoana, e col Partito Democratico, tutte figure nelle quali in cui credo, e ho esposto ciò che era accaduto. Ora, perché parlare di giustizia? Perché per i fatti di Genoa Siena delle persone sono state condannate, sono state prese e hanno subito, giustamente probabilmente, perché non era magari la maniera migliore per farsi sentire, legalmente, dal punto di vista della giustizia legale, hanno avuto delle condanne. Loro l'hanno fatto sicuramente per il grande affetto che nutrono nei confronti del Genoa e per una grande ingenuità, perché non sono stati in grado di capire che qualcheduno li stava manipolando e pilotando. Cioè, volevano fargli saltare i nervi e ci sono riusciti. Mi dispiace di non essere stato quel giorno lì insieme a loro per fermarli. Per dirgli no, se fate questa cosa sicuramente vi identificano e dopo passerete dei guai, insomma, dei problemi. Invece le cose si possono dire in tante maniere, anche con l'informatica. Allora a questo punto, se loro sono stati identificati e hanno pagato e stanno pagando, giustamente, perché le leggi italiane sono queste, però dovete far pagare anche le assicurazioni generali per quello che hanno fatto. Non possono esumersi da scappare o cercare di far cadere sempre in tranelli la povera gente affinché loro poi si facciano belli e grandi alle spalle degli altri. E poi una parola importante anche al nostro
presidente Mario Monti, che in fin dei conti dovrebbe tutelare la povera gente, e invece niente da fare, non la tutela. Noi la tuteliamo, siamo pochi, siamo gente di strada, siamo gente che così si ritrova magari in un bar, parla del più, del meno, e cerca di tirare avanti la baracca con i suoi pregi e con i suoi difetti. Invece lo Stato ci sta portando alla deriva completamente. Mi spiegate come facciamo a sopravvivere?